Allora, con Daniel Da Ponte parliamo di questo inizio di campionato. Siamo ormai addirittura d'arrivo, dopo le tante amichevoli pre-campionato, il Civitavecchia è pronto per disputare le partite, insomma, di eccellenza. Si inizia col quarto municipio. Io ti chiedo un bilancio delle amichevoli pre-campionato e come ci arriva il Civitavecchia a questo esordio. Ma abbiamo fatto 6 amichevoli in totale. Le amichevoli sono state, secondo me, tutte ben disputate dai nostri ragazzi. Chiaramente il risultato nel calcio d'agosto non conta, a parte per la Serie A, che quest'anno è iniziata un po' prima, però scherzi a parte, ad agosto chiaramente il risultato non conta. Ci interessava comprendere se i ragazzi erano riusciti ad assimilare quelli che sono i dettami tattici di Mister Bifini. Questo è avvenuto, di questo siamo contentissimi, siamo convinti di iniziare, che potremo iniziare questa stagione nella maniera più corretta, con l'obiettivo appunto di riportare questa società in Serie D. Quindi fiducioso per questa stagione? Assolutamente sì, penso che abbiamo una squadra di ragazzi di assoluto valore, sia tecnico ma soprattutto umano. Stesso medesimo discorso vale per il nostro staff. Abbiamo uno staff molto 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 preparato, che dal punto di vista umano, secondo me, ha la possibilità di farci fare un salto di qualità importante, quindi sono convinto che ci sono tutte le carte in regola per poter fare una stagione da protagonisti. Per quanto riguarda il mercato, c'è qualche novità? Sicuramente dobbiamo completare il mercato con l'innesto di un giocatore nel reparto offensivo. Stiamo valutando in queste ore, dopo che è sfumata la possibilità di riprendere Panico, stiamo valutando in queste ore la possibilità di fare un'operazione appunto nel reparto offensivo. Quindi ci stiamo concentrando su di quello, speriamo di poterla chiudere a breve, così da poter regalare a Mister Bifini una rosa alquanto completa appunto. Ultima domanda, quanto sarà importante anche il pubblico del Civitavecchia che spesso, anzi quasi sempre o sempre vi spinge verso la vittoria? Ma dovrà essere la nostra dodicesima arma in campo, come lo è stata la scorsa stagione, come è sempre stato in passato. I nostri tifosi, secondo me, sono encomiabili in questa categoria, non si trovano tifosi di questo livello, ma secondo me anche in Serie D non ci sono tantissime realtà che possono dare un apporto dal punto di vista della tifoseria come lo danno i tifosi del Civitavecchia a noi, per cui siamo estremamente felici di averli al nostro fianco tutte le domeniche in casa e non, e speriamo che potranno appunto darci questo contributo per lottare appunto per il vertice.